Si è concluso ieri il G7 Salute Ancona, evento di caratura internazionale con un bilancio positivo. Sicurezza garantita, riaperte le zone rosse. Nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia, l'iter si sblocca e c'è la firma. È l'investimento più importante di sempre per la Regione Marche. Ottobre è il mese della prevenzione visiva. È necessario prestare attenzione alla salute degli occhi a qualunque età. Ne parleremo con un'esperta. Ieri ancora bombe d'acqua nell'Urbinate, ma freddo e pioggia adesso si prendono una pausa. Le temperature sono piacevoli e in aumento. Benvenuti a All News, prima edizione in diretta da Fano. Il summit dei ministri della salute dei sette grandi ad Ancona si è concluso ieri senza incidenti o criticità. Anche le manifestazioni di protesta degli attivisti, no G7, no to my body, si sono svolte pacificamente. Nonostante qualche disagio per i residenti, la città ha vissuto la 3 giorni del G7 Salute prendendo atto delle necessarie misure di sicurezza messe a punto e adeguandosi. Dai dibattiti e approfondimenti è uscito un documento di 23 pagine che si snoda su 3 temi principali: la prevenzione di nuove pandemie, l'invecchiamento in salute e l'antimicrobiotico resistenza. Alla fine del G7 Salute c'è stata una firma attesissima alla presenza del ministro della Salute Schillaci, del governatore Acquaroli e dei vertici della sanità regionale. È stato firmato il contratto per realizzare la più grande opera di edilizia sanitaria della storia delle Marche. Cominciamo da qui. È sicuramente un traguardo importante. Solo dal punto di vista infrastrutturale si tratta di un investimento che supera i 200 milioni di euro e è una cifra che la nostra regione non credo abbia mai visto su qualsiasi altra infrastruttura. Alla presenza del ministro Orazio Schillaci è arrivata la sospirata firma sul contratto con i progettisti per la più grande opera pubblica mai registrata in regione in termini finanziari. Ieri ad Ancona, a conclusione del G7 Salute, il nero su bianco per il nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia. L'iter si è sbloccato dopo che il ricorso al TAR, che aveva fatto sospendere la procedura, è stato respinto. I tempi però si allungano. Per terminare i lavori serviranno 5 anni. Avrà 382 posti letto che potranno salire a 460 in caso di emergenza. Il costo totale è di 204 milioni di euro. Tra gli obiettivi, ridurre la mobilità sanitaria e accrescere la competitività del nostro sistema, che vanta già a Torrette la miglior struttura pubblica d'Italia. Questo ospedale naturalmente avrà delle tecnologie all'avanguardia che noi stiamo acquistando insieme alla progettazione dell'ospedale. Si aggiunge a tutta una serie di interventi sul territorio la realizzazione di 9 ospedali di comunità e ben 29 case di comunità. Esprime soddisfazione anche l'assessore all'edilizia sanitaria e ospedaliera Francesco Baldelli. Noi in 5 anni vogliamo costruire questo ospedale che la città di Pesaro attende, ricordiamocelo, dal 1969, quindi concretezza e trasparenza della Giunta Acquaroli. La procedura di gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica si è conclusa con l'aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti con mandataria la società SD Partners SRL di Milano e che annovera tra le sue fila anche importanti professionalità del nostro territorio. Ora si può partire con demolizione e avvio della realizzazione. La cronaca: un 33enne di origini straniere è stato investito da un'auto nelle prime ore di questa mattina mentre stava pedalando lungo la Flaminia ad Ancona. Ha perso il controllo della bicicletta ed è stato subito soccorso dalle ambulanze. L'uomo è stato trasportato a Torrette in codice rosso. 7 auto rubate in 2 notti ad Ancona. Claudio Comirato. Siamo a Passo Varano e questa è una zona di Ancona che è stata letteralmente presa di mira dai ladri di automobili. È stata una settimana di passione per i residenti della zona, ladri che hanno colpito anche nel quartiere adriatico, ma per quello che riguarda la zona qui di Passo Varano e di Brecce Bianche, in rapida successione, in 3 serate è stata rubata una Peugeot 5008, un monovolume, una Citroen.
In via Volponi è stata rubata una Polo, un Audi, in via Enriquez una T-Roc, in via Sparapani una Citroen C3, nel quartiere Adriatico in via Maratta una Tiguan e nella via Tigua in via Rismondo addirittura è sparita una Polo. All'inizio il sospetto, come era avvenuto nel tempo addietro, era che ad agire fossero stati delle organizzazioni criminali provenienti dalla zona del Foggiano. La conferma è arrivata praticamente in queste ore per il semplice fatto che una di queste vetture rubate nel quartiere Adriatico è stata ritrovata completamente smontata a Cerignola, mentre alla signora che era stata rubata la macchina in via Brecce Bianche è arrivata la chiamata da parte del nucleo carabinieri di Cerignola, che gli ha informato che la vettura era stata ritrovata, o meglio quello che restava della vettura, perché in aperta campagna è stato ritrovato solo il telaio. A questo punto ovviamente scatta la paura da parte dei residenti, molti stanno facendo la corsa per gli antifurti sulle vetture, c'è chi si orienta nell'acquisto di una sorta di rilevatore, sensore di movimento che si connette con il telefono in tempo reale, trasmette la posizione del veicolo dando anche precise indicazioni sul percorso, ma c'è anche chi ha preferito rivolgersi all'elettrauto di fiducia per far montare il classico deviatore di corrente che di fatto isola l'alimentazione o della pompa a benzina o della pompa del gasolio, il che evita praticamente che la macchina si possa avviare. C'è paura tra i residenti della zona di Passo Varano dopo questi furti a raffica? Ma paura non credo, però preoccupazione sì. Perché non è normale, adesso era un periodo che non si sentivano più queste cose qua e adesso io per esempio la macchina non la tengo più fuori. Quindi gente che prima di colpire studia il territorio? Secondo me sì, purtroppo qua passano poco forze dell'ordine. Si è tenuto questa mattina un consiglio comunale aperto convocato dall'amministrazione comunale di Fabriano sulla vertenza Fedrigoni. Il prossimo 24 ottobre in città è in calendario nuovo faccia a faccia tra azienda e sindacati. Ottobre è il mese della vista, un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute visiva e per contrastare la diffusione delle malattie oculari. Ci colleghiamo con un oculista, la dottoressa Benedetta Valazzi, buongiorno e grazie. Qual è la frequenza consigliata per i controlli della vista e quali sono i principali fattori di rischio? Dunque, i principali fattori di rischio, come tutti sappiamo, sono legati sicuramente all'età, perché è la principale malattia che poi causa cecità e la degenerazione maculare senile, quindi tanto più si avanza con l'età, tanto è più facile avere dei segni che magari non possono dare dei sintomi come segno di preallarme. Il diabete è un'altra delle cause più importanti di cecità e quindi la prevenzione in questi casi è fondamentale. E poi ci sono tutta una serie di patologie in cui sicuramente la genetica incide, quindi chi ha già una predisposizione familiare sicuramente dovrebbe avvicinarsi a un ambulatorio oculistico con una frequenza maggiore della popolazione generale, diciamo. Comunque si consiglia una visita annuale o comunque un anno e mezzo. L'impatto della tecnologia moderna sulla salute degli occhi? Direi che nella nostra branca è sicuramente di fondamentale importanza, se non addirittura imprescindibile. È fondamentale anche la diagnosi precoce, investire nella prevenzione visiva rappresenta una strategia vincente. Sicuramente, io consiglio infatti a tutti i pediatri di avvicinare il bambino ad una prima visita oculistica intorno ai 3 anni di età. Se si dovesse bypassare questo primo passo importante, cosa che spesso accade, sicuramente prima di iniziare la scuola di primo grado, quindi a 6 anni, una visita oculistica completa è consigliata, perché purtroppo dei banali difetti refrattivi importanti non corretti nell'età giusta possono poi determinare un ipovisus importante, perché poi non è più recuperabile il difetto refrattivo, ecco. Grazie e buon lavoro, dottoressa Valazzi. Buona giornata, grazie a voi. È stato fissato il funerale di Anna Cristina Duarte, la giovane mamma uccisa dal marito nella notte tra il 7 e l'8 settembre scorsi. Si terrà il 15 ottobre alle 11:30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Croce di Calcinelli, a Colli del Metauro.
Ieri sera l'entroterra pesarese è stato investito da intense bombe d'acqua che hanno causato disagi significativi in diverse aree, in particolare a Cagallo e Trasanni, con smottamenti di terra e detriti, auto intrappolate nel fango e blocco del traffico, ma anche cantine sommerse dall'acqua. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il maltempo che ha colpito inizialmente la costa marchigiana ha raggiunto l'entroterra tra le 18:30 e le 20, con due fenomeni ravvicinati di forte intensità. Scopriamo cosa ci aspetta da qui in avanti assieme al nostro meteorologo di fiducia Samuele Giampietro, che saluto e ringrazio. Buongiorno Camilla, buongiorno a tutti i telespettatori di TVRS. Sì, la fase di instabilità finalmente è giunta al termine, quindi stiamo avendo a che fare con un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche dovuto proprio alla rimonta dell'alta pressione. Possiamo vedere infatti le immagini satellitari in cui si nota proprio l'assenza di nubi significative su gran parte del nostro stivale, solamente qualche annuvolamento cumuliforme si segnala a ridosso delle Alpi e delle regioni settentrionali. Però le immagini satellitari ci aiutano anche a inquadrare quella che è la presenza di una saccatura proprio a largo tra la penisola iberica e il Marocco, saccatura che nel corso dei prossimi giorni tenderà a spostarsi proprio tra le isole Canarie e il Marocco. E allora con l'aiuto delle immagini del modello matematico possiamo notare proprio come la saccatura mano a mano andrà ad affondare, come vi dicevo, tra le isole Canarie e il Marocco, e al contempo andrà a controbilanciare quella che è la rimonta dell'alta pressione, di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale continentale che durante la prossima settimana riporterà tempo stabile e soprattutto le temperature in aumento nel corso dei prossimi giorni. Possiamo notare come già domani avremo questo aumento delle temperature in libera atmosfera sul Mediterraneo occidentale, ma man mano nel corso della prossima settimana, con il campo di alta pressione che praticamente si estenderà dal Mediterraneo fin sull'Europa centro-settentrionale, ecco che le masse d'aria molto calda raggiungeranno non solo l'area del Mediterraneo, ma come vi dicevo anche l'Europa centrale, fino ad arrivare anche sulle zone del Mare del Nord e della Gran Bretagna. Una possibile fase di instabilità poi è prevista nel corso delle giornate di venerdì e sabato prossimo, ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi collegati. In analisi allora possiamo vedere quella che è la situazione nelle Marche, una situazione caratterizzata da tempo prevalentemente asciutto e quindi avremo tempo stabile su gran parte della regione, quindi alternanza di annuvolamenti alle medio-alte quote che si andranno ad intervallare proprio delle ampie schiarite, quindi al momento in cui avremo solamente cielo sereno. L'unica segnalazione di nubi significative è prevista nella giornata di lunedì e di giovedì, quando avremo a che fare con annuvolamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore diurne. Poi le temperature si manterranno pressoché conformi alle medie stagionali nella giornata odierna, ma andremo incontro ad un graduale aumento nel corso dei prossimi giorni, quindi tra oggi, domani e dopodomani le minime saranno compresi tra i 10 e i 15 gradi, mentre le massime tra i più 19 e più 24 gradi, a seguire tra martedì, mercoledì e giovedì invece i valori saranno in aumento con minime comprese tra i 12 e i 16 gradi e massime comprese tra più 21 e più 25 gradi, locali punte fino a 26-27 gradi. Venti generalmente deboli a regime di brezza, locali raffiche di vento si segnalano solamente a ridosso dei rilievi all'inizio della prossima settimana. Per il momento è tutto Camilla, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata ed un buon fine settimana. Eh sì, nel mese di settembre è piovuto il doppio del normale, ma questo tempo ballerino ci concederà un po' di tregua, per fortuna. Grazie di cuore, Samuele. Buon weekend. Buon weekend di nuovo. Dalle 21 di oggi alle 21 di domani, treni a rischio in tutta Italia, con possibili disagi alla circolazione anche nella nostra regione, a causa dello sciopero nazionale indetto dalla CUB Trasporti per rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria, sia merci che viaggiatori. Non sono previste fasce di garanzia come nei giorni feriali. E cambiamo argomento. Ricorrono quest'anno i 25 anni del SERMIR, organizzazione di volontariato recanatese. Per l'occasione è stata organizzata una mostra fotografica. Mario Giannini. Il SERMIR di Recanati ha festeggiato il 25esimo anno di attività. È stata inaugurata una mostra fotografica per mettere in luce le tante attività di sostegno svolte con vari progetti nel mondo da parte dell'associazione.
Il taglio del nastro è stato da parte del vice sindaco Roberto Bartomeoli, che ha espresso parole di condivisione e sostegno verso l'associazione. Questa associazione ha radici profonde, antiche, che partono da Torrino, che ha lasciato un buon ricordo qui a Recanati, e arrivano fino ad oggi. Io credo che questa vostra iniziativa, come tante altre che ne fate, è un momento di riflessione per tutti noi. La presidente del CERMIR, la signora Maria Battistelli, dopo aver messo in luce l'importante opera svolta dall'ex parroco, sempre attivo nel mondo della solidarietà, ha sottolineato le importanti iniziative dell'associazione. Siamo impegnati in diversi paesi, Burundi, Uganda, India, Ecuador e Betlem. L'attuale parroco della parrocchia Cristo Re, Don Davide Malavè, ha segnalato il forte legame che lega il CERMIR con l'Africa. Che per la parrocchia, anche se un'associazione, è una collaborazione molto stretta. Il CERMIR per noi rappresenta, posso dire, il ponte per poter arrivare in Africa. È il volto missionario della parrocchia, lo considero così. Fra le tante iniziative per celebrare i 25 anni di attività, ricordiamo che il 12 ottobre, alle ore 18, la presenza di Claudia Coll, che terrà una testimonianza di fede e di opere presso la parrocchia Cristo Redentore di Recanati. Inoltre, il 20 ottobre, sempre in parrocchia, alle ore 11:15, Federica Zallocco e Luca Maccari renderanno note le loro esperienze missionarie. Sono le 13.07 e siamo alla pagina sportiva, che apriamo con il calcio. Nona giornata in Serie C, domani alle 17.30 in campo la Vispesaro, che ospiterà il Pineto. Sempre domani alle 20.45 l'Ascoli proverà a rialzarsi in casa della Ternana. E adesso l'intervista di Mario La Rocca a Manuel Fioravanti, vice allenatore dell'Azzurra Colli, impegnata nel pomeriggio contro l'Elpidiense Cascinare nella sesta giornata del campionato di calcio promozione Girone B. Beh, impegno sicuramente importante per cominciare ad accorciare, no, le distanze dalle prime della classe contro l'Elpidiense Cascinare, penultima in classifica, nessuna vittoria, due soli punti, ancora presto per dare una svolta al campionato, però le prime due, Manuel, stanno prendendo quasi il volo. Sì, tra l'altro noi veniamo da una partita in cui ci siamo fatti rimontare due reti, una partita che sembravamo avere in pugno sabato o domenica scorsa, e quindi abbiamo accumulato molta rabbia in questa settimana e con grande rispetto per l'avversario, che è composto da numerosi giocatori comunque di categoria, nonostante il brutto inizio di campionato, andremo a giocarci questa partita con il coltello tra i denti, perché abbiamo l'obiettivo di riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada domenica scorsa. Che campionato è attualmente quello di promozione Girone B? Allora, un campionato in cui, diciamolo, rispetto al campionato di eccellenza, si gioca un pochino meno al calcio, si cerca più un gioco sporco, più fatto di seconde palle, di meno qualità, più aggressività. Il fatto proprio, appunto, è che la nostra squadra è una squadra di altissima qualità, secondo me un grande tasso tecnico che ancora forse deve ancora calarsi un attimino in questa tipologia di campionato. Infatti il mister sta lavorando molto sulla testa dei ragazzi, proprio al fine di fargli capire questa problematica che abbiamo, che però ancora è molto risolvibile. Avevamo bisogno di questo inizio un po' non proprio da punteggio pieno, diciamo, forse per capire, ma anche noi dello staff, appunto, le difficoltà di questo campionato. Con l'obiettivo di risalire. L'obiettivo di fare bene, l'obiettivo di stare davanti, di prenderci la responsabilità di dover stare davanti e fare un campionato importante. Volley, terza di andata in Superlega, stasera alle 20.30 la Iuasa Batteri Grottazzolina ospiterà Verona. Domani alle 16 la Cucine Luba Civitanova riceverà Milano. Per il basket di Serie A2 la Carpegna Prosciutto Pesaro sarà di scena questa sera alle 21 a Rieti, con Giacomo Baioni alla guida. Siamo arrivati in fondo, rivediamo insieme il sommario. Si è concluso ieri il G7 Salute Ancona, evento di caratura internazionale con un bilancio positivo. Sicurezza garantita, riaperte le zone rosse. Nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia, l'iter si sblocca e c'è la firma. È l'investimento più importante di sempre per la Regione Marche.
Ottobre è il mese della prevenzione visiva. È necessario prestare attenzione alla salute degli occhi a qualunque età. Ne abbiamo parlato con un'esperta. Ieri ancora bombe d'acqua nelle Urbinate, ma freddo e pioggia adesso si prendono una pausa. Le temperature sono piacevoli e in aumento. È tutto per la prima edizione di All News, grazie per averci seguito. L'informazione di TVRS torna questa sera alle 18.50. Io vi auguro un buon sabato. Asset, quando il cittadino è al centro.